Contagi di rientro dalle vacanze, giovani under 30 con i sintomi di una banale influenza e risultati positivi al virus. È la fotografia scattata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 6 Euganea di Padova che traccia la mappa di quattro nuovi focolai accesi. Tre fanno riferimento all'isola di Corfù, il primo ha generato 5 positivi, il secondo 3 e un terzo, ha per ora un unico giovane positivo. Un focolaio fa riferimento a Malta, dove 3 sono i positivi, un giovane in viaggio studio, 2 rientrati dopo una vacanza, e salgono a 9 i giovani maturati padovani rientrati positivi dall'isola croata di Pag. Un fenomeno diverso da quello che eravamo abituati a gestire, con complessità e difficoltà diverse nell'operare anche il tracciamento, la fotografia della situazione. Perché, tanto per fare un esempio, a marzo-aprile noi avevamo dei focolai intrafamiliari. Nel caso in cui un gruppo di amici condivide un viaggio all'estero, rientra ed è positivo, capite che l'indagine epidemiologica è più estesa. Giovani che hanno ammesso i loro comportamenti. Un minimo comune multiplo di tutte le indagini epidemiologiche che abbiamo fatto sta nella poca corretta utilizzo dei dispositivi di protezione e delle distanze sociali. Indubbiamente siamo di fronte a una popolazione giovane che non percepisce il rischio di determinati comportamenti. 1000 persone in isolamento domiciliare in provincia di Padova, 11 con sintomi lievi, 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in area non critica. I numeri parlano da soli e ci fanno capire come il virus continui a circolare e non aspetti altro che l'autunno e l'inverno per radicarsi con le complicazioni legate alla diagnosi esatta della malattia. L'arma più potente a disposizione in questo momento è la prevenzione, fatta di uso della mascherina e distanziamento, un messaggio che deve arrivare soprattutto ai giovani. Notizie rassicuranti arrivano dalle case di riposo. È Covid free la casa di riposo Bonora di Campo San Piero. All'Ira di Padova i positivi tra pazienti e operatori sono 8, 6 la casa di riposo Beggiato di Conselve. A Bovolenta un ospite già guarito una prima volta e asintomatica in questo momento è tornata positiva.